Prego. L'assessore Musarò, l'assessore alla pubblica istruzione e allo sport e alle politiche molto giovanili, piacere, quindi molto è la persona più, più indicata, ci tenevo che ci fosse stasera. Quali di considerate la prima? Intanto dovremmo un attimo insegnare agli architetti l'importanza di creare degli spazi adibiti al gioco nelle vostre scuole, perché parte la palestra, no? O qualche ora polifunzionale che si vede da pochi anni, in realtà sarebbe molto interessante se lo spazio fosse subalterno alla didattica e alle necessità dell'educazione al movimento. Questo è importantissimo. Certo. Quindi la facoltà universitaria di ingegneria e architettura dovrebbe in qualche modo avere qualche lezione didattica funzionale allo sviluppo cognitivo. Prima considerazione. La seconda tra domanda. Che livello c'è tra l'ansia da prestazione e questa carenza di gioco? E quindi tutte le insicurezze che derivano poi da questa mancanza di esperienza, no? Certo. E poi l'altra, all'inizio si vedeva riferimento ai genitori, no? La mancanza di attenzione da parte dei genitori. Io sono insegnante di scuole medie, mi rendo conto che la scuola ha una delega educativa fortissima che non possiamo sopportare, per cui va un po' distribuita questa delega e soprattutto i genitori devono smettere di essere dei genitori extra lusso, cioè devono far vedere, secondo me, la parte più fragile che hanno di loro. Cosa intende per extra lusso? Faccio un esempio. Extra lusso, allora, per esempio di me stesso, no? Di me stesso. Mio figlio ha l'idea del professore, del vicepresidente, dell'assessore. Quindi l'idea di un povero irraggiungibile. Questo secondo me gli crea insicurezza. Si rivede come una persona di certamente da imitare, però comunque irraggiungibile. Quindi adesso da un paio d'anni, ogni volta che torno a casa, vi racconto i miei insuccessi. Perché penso che possa aiutarmi. Penso, poi magari posso anche sbagliarmi. Quindi questa è la domanda da papà, da insegnante. Non so se... No, ho capito, bene. Sì, sì, certo. Grazie. Sì, allora questo degli spazi è un tema che mi sta particolarmente a cuore, anche perché io da 10 anni mi dedico in particolare all'outdoor education, cioè l'educazione all'aperto in sostanza. Nel mio dipartimento ho creato il centro di ricerca e formazione sull'outdoor education, se volete su internet lo trovate, c'è una pagina web dove appunto ci sono un po' tutte le attività che facciamo, cioè che vuol dire in sostanza promuovere forme di educazione all'aperto, cioè riconquistare gli spazi esterni come spazi di educazione. Non in antitesi agli spazi interni, nessuno vuole eliminare le aule, eccetera. Il problema è che oggi lo spazio esterno non esiste più come spazio educativo. Se le scuole consentono ai bambini di uscire per la mezz'ora di sfogo, di gioco libero, eccetera, insomma, anche i carcerati hanno l'ora d'aria, insomma, anche i bambini avranno pure bisogno di questo. No, non è questo, è proprio l'idea, in sostanza, di considerare l'ambiente esterno come ambiente di apprendimento. La scuola di questo si deve occupare, poi è apprendimento anche il gioco, insomma, non è che la scuola diventa un campo giochi, insomma. Allora, il concetto di outdoor education, che è un movimento internazionale, insomma, no? Proprio che si sta preoccupando di sviluppare soprattutto questa consapevolezza, va bene, di fare in modo che lo spazio esterno, l'ambiente esterno a partire da quello che hai subito lì intorno, vicino a te, insomma, no? Ecco, venga utilizzato come ambiente didatticamente significativo. Quante cose puoi imparare, va bene, dal punto di vista anche dei saperi scolastici, nel rapporto con l'ambiente esterno. Ecco, noi nell'outdoor education lavoriamo, adesso fra l'altro il 20, mi pare, di novembre, sì, a Bologna ci sarà il 9° convegno nazionale sull'outdoor education, è anche in streaming, quindi se volete potete anche, casomai le mando il link, così vi potete iscrivere, che quest'anno è dedicato proprio al tema spazi e percorsi nella città.
Allora, questo degli spazi è cruciale perché noi stiamo seguendo già da anni delle esperienze interessanti proprio di scuole che praticano outdoor education normalmente, cioè i bambini vanno normalmente fuori, va bene, anche se è freddo, anche se c'è qualche pozzanghera, voglio dire, è col buon senso ovviamente, cioè, però si va normalmente fuori, va bene. L'attività esterna all'esterno è normale come l'attività all'interno. E quello che sta succedendo, per esempio, è un fenomeno molto interessante. Per esempio, le testimonianze che riportano gli insegnanti, che fanno, appunto, noi li seguiamo, facciamo osservazioni, eccetera, sono che i bambini sono molto più rilassati quando sono anche in classe, si abbassano i tassi di aggressività, aumentano di molto anche le sensibilità dei bambini. Altra cosa interessante, nella scuola dell'infanzia, per esempio, nella fascia 0-6, sono anche nidi proprio che fanno questo, si abbassano in maniera significativa le assenze lunghe per malattia. Queste sono cose che la ricerca l'ha sempre detto. Cioè, voglio dire, più i bambini stanno fuori, più le loro difese immunitarie migliorano. Però perché noi abbiamo dei genitori che portano il bambino a scuola e dice: maestra, mi raccomando, Lucia non la faccia andare fuori perché ha dato due colpi di tosse e quindi se va fuori si ammala. Allora, Lucia se è ammalata sta a casa, se va a scuola fa quello che fanno tutti gli altri bambini. Perché noi siamo arrivati ad un livello, badate, non di protezione, di iperprotezione. La protezione è doverosa, noi come adulti dobbiamo proteggere i bambini, guai se non lo facessimo. La iperprotezione è antipedagogica, perché la iperprotezione toglie esperienza ai bambini. Quello non l'ho fatto fare perché potrebbe essere rischioso, quell'altro no perché non va bene. E quindi noi continuiamo a togliere esperienze, togli. Posso fare una battuta? Tanto per... Insegno una delle scuole di Saronno. E il bar, no? Vicino alla scuola, dà sul lato esterno. In una giornata di gennaio molto freddo, le maestre della mia scuola hanno portato fuori le ragazze a giocare, quindi a giocare. C'era un avvocato al bar, no? Sì. Che si è precipitato a scuola, sì, perché voleva denunciare le maestre, perché sì, le maestre stesse avevano portato con quel freddo, certo, i bambini a giocare. Ma avrei delle casistiche, da portarle su queste norme. Se io fossi stata una delle maestre, avrei detto: non si preoccupi, lei mi denunci, anzi le do il nome del mio avvocato, perché non ha senso una cosa del genere, cioè non c'è nessuna ragione, cioè, capisci? Quello però che lei mi dice conferma una sensibilità che noi abbiamo, che gli adulti hanno, che è una sensibilità non protettiva, iperprotettiva. E la dimensione iperprotettiva espropria i bambini di esperienza, non gliele fa fare. Io ho il dovere, se sono un educatore e un insegnante, io ho il dovere di far fare l'esperienza al bambino. Ovviamente nella giusta misura, un conto se ho dei bambini di 3 anni, se ne ho di 5, di 8, di 10, eccetera. Ma il mio dovere è farle fare l'esperienza al bambino. Di che cosa ci si accorge a proposito degli spazi se si entra dentro questa idea dell'educazione all'aperto? Che gli spazi delle scuole sono tutti inadeguati, prima cosa. Cioè, gli spazi esterni sono, quando va bene, un po' di giardino, con due alberi. Magari con le macchine posteggiate. Eccetera. Allora, se un insegnante entra nella logica dell'outdoor education, la prima cosa che dovrebbe fare è guardare lo spazio esterno che ha fuori dalla scuola e dire: ma qui io non posso fare niente dal punto di vista didattico. Perché? Ma perché non c'è mai stata questa mentalità. Addirittura noi abbiamo delle scuole dell'infanzia dove ci sono le stesse cose che sono nel parco: lo scivolo, l'altalena, il dondolo. Ma che senso ha? Cioè, in uno spazio esterno di una scuola ci deve essere altro. Non ha senso che ci siano le stesse cose che trovo nel parco. Noi stiamo seguendo dei progetti di ristrutturazione di spazi esterni in alcune scuole. Tra l'altro Linea Verde due sabati fa ha fatto un servizio
su un progetto che stiamo seguendo a Bertinoro di ristrutturazione con degli architetti, a proposito, no? di spazi esterni proprio nella prospettiva dell'outdoor education, in cui per esempio abbiamo messo la presa dell'acqua, perché l'acqua è un elemento fondamentale, quante cose si possono imparare con l'acqua, e, la zona dello scavo dove i bambini possono scavare. Avete mai visto i bambini fuori? La prima cosa che fanno è scavano. Scavare è una cosa che è straordinaria. La zona dove si costruisce, bastoni, teli, eccetera, va bene? L'arena dove si può stare insieme e parlare, raccontare, fare anche lezione, eccetera. Cioè tutta una serie di zone strutturate per delle attività didattiche. Poi io mi sono battuto fino all'inverosimile, però l'ho vinta alla fine, perché ci fosse anche l'angolo del fuoco. Quando l'ho detto ormai mi saltavano al collo, ma lei è matto, professore, il fuoco, ma lei non si rende conto. Allora un insegnante ha detto, no, io l'ho fatta una volta l'esperienza del fuoco con i bambini, però prima ho chiamato i pompieri. Ah, dico, complimenti, lei ha dato il messaggio ai bambini che per accendere il fuoco è una cosa così terribile che se non ci sono i pompieri, non è... no, io voglio che il fuoco sia normale, non un falò alto 3 metri. Accendere un fuoco, i bambini oggi non sanno neanche cosa vuol dire accendere un fuoco, e l'abbiamo fatto, e l'ha fatto l'ingegnere del comune, fra l'altro, non uno scapestrato, l'ha fatto perché non c'è scritto da nessuna parte che non si possono fare queste cose, non c'è scritto da nessuna parte. Allora, in un angolo appartato con delle sedute intorno, come quando noi facciamo i barbecue, no? Ci mettiamo dei sassi, delle cose, e accendi con dei bastoncini, accendi un fuoco. Cosa meravigliosa per i bambini. Poi da tu fa le caldarroste, fa tutte queste robe qua, insomma, no? Allora, gli elementi naturali. Cioè, allora, se io guardo l'ambiente esterno dal punto di vista delle potenzialità didattiche, io scopro che i giardini scolastici, gli spazi esterni non offrono nulla. Dovrei appunto ristrutturarli da questo punto di vista. Allora, questo è il punto, cioè noi abbiamo un'idea di scuola che è concepita come dentro, soltanto dentro, e con un bambino che ascolta l'insegnante che fa lezione e poi ripete, studia, eccetera. Il problema è che il bambino fuori è un bambino attivo. Il bambino attivo fuori. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Noi abbiamo bisogno di creare situazioni in cui i bambini siano attivi, loro facciano, cioè costruiscano esperienze, da cui ovviamente si impara, questa è la funzione dell'insegnante. L'esperienza deve diventare apprendimento, perché sennò la scuola non si capisce a cosa serve, va bene? Non è che semplicemente faccio fare, il bambino può fare 1000 esperienze, mica necessariamente impara, perché un'esperienza diventi apprendimento. Serve il pensiero e il linguaggio, e il pensiero e il linguaggio è l'insegnante. Allora, su un'esperienza che il bambino fa, l'insegnante lavora su questa esperienza, pensiero, linguaggio, rilanci, domande, ricerche, poi si torna, eccetera. Célestin Freinet, che è stato lo straordinario pedagogista, educatore francese, lui nel suo metodo parlava delle passeggiate didattiche. Fateci caso, noi i bambini fuori non li vediamo più. La passeggiata didattica è semplicemente andare fuori con i bambini nelle strade, nella città, a vedere, osservare, eccetera. Che vuol dire, per esempio, che quando torni costruisci la mappa mentale. Dove siamo stati? Siamo stati lì, ma che strade abbiamo fatto per arrivare lì? Che percorsi? E poi dopo ci torniamo, dopo un mese magari, facciamo lo stesso, vediamo se i bambini si ricordano. E poi quando tornano si disegna la mappa. Pensate quanti aspetti cognitivi importanti ci sono questi. L'osservazione. Cioè, noi avremo bisogno di riconsegnare ai bambini quelle esperienze che gli abbiamo tolto, perché gliele abbiamo tolte noi, ovviamente. Cioè, loro le farebbero. Noi gliele abbiamo tolte. Ecco, questo è un po' il problema, insomma, no? Per cui il tema degli spazi diventa cruciale e diventa politico da questo punto di vista, perché è chiaro che qualunque città può dire, ma insomma i bambini di questa città dove si trovano, dove si muovono, che giochi fanno, che iniziative facciamo noi come città
per valorizzare il gioco dei bambini. Adesso l'assessore mi diceva che farete questa iniziativa, no? Domenica sì. Eccetera. Questo è già un segnale, è già un segnale importante. È importante però farle non una tantum, ma farle diventare normali. Cioè bisogna creare una normalità in queste esperienze dove i bambini sono protagonisti, insomma, no? Riconsegniamo ai bambini degli spazi, dei tempi. Poi certo ci vuole del tempo, non è che tutto subito, però insomma se le cose si fanno una volta, due volte, poi si va avanti, si comincia a creare un'abitudine positiva. La scuola avrebbe un ruolo molto importante, però la scuola è una roba difficile, a volte ci sono degli insegnanti molto bravi e io sono convinto che così come sono contagiosi i cattivi esempi, sono contagiosi anche i buoni esempi. Se ci sono degli insegnanti che fanno delle cose interessanti, andrebbero valorizzati, secondo me. Andrebbero valorizzati. Non sono tanti, c'è sempre molta paura a fare queste cose qua. L'ansia da prestazione, questo è uno dei problemi per l'ansia da prestazione, è quello appunto per cui devi fare, perché devi sempre dimostrare di saper fare, eccetera. Per cui non si rispettano i ritmi naturali del bambino, non li rispettiamo più. C'era Zavalloni, questo pedagogista romagnolo morto purtroppo prematuramente, che ha scritto questo libro meraviglioso che io sostengo che dovrebbe stare sul comodino di ogni insegnante, che è La pedagogia della lumaca. No? La pedagogia della lumaca non vuol dire andare piano per non far niente, vuol dire costruire un percorso educativo lento. Lento perché asseconda i ritmi e i tempi naturali di sviluppo e quindi dai tempo al bambino di soffermarsi sulle cose, di approfondire. Invece oggi tutto questo purtroppo l'ansia da prestazione non lo consente più, perché io quando parlo di queste cose con gli insegnanti mi dicono: ah professore, lo so, guardi, sono d'accordissimo, hai ragione, ma noi abbiamo i programmi da seguire. E dico: scusi, quali programmi? Non ci sono. Elabori il lutto, gli dico, guardi, mi rendo conto che è un lutto, capisco che è un lutto doloroso, lo elabori, non ci sono più i programmi. La cosa terrificante è che i programmi diventano i libri di testo. I libri di testo diventano il programma, per cui si è sempre soggetti a qualcosa. Per cui non sei tu che gestisci il processo educativo, ma ti fai gestire dalla programmazione. Ovviamente poi i bambini seguono, obbediscono, certo, però poi è tutto, guardate che è tutto effimero, è tutto effimero. Cioè, dopo un po' i bambini hanno dimenticato tutto, poi rispondono, però insomma, non conta nulla. L'ansia da prestazione è un problema che abbiamo noi adulti, non ce l'hanno i bambini, noi lo instilliamo nei bambini. I bambini a scuola sanno benissimo che Lucia è la più brava in matematica, Francesco è il più bravo in storia, ma non è che si fanno un problema, va bene? Cioè siamo noi che spesso istighiamo, va bene, quest'ansia da prestazione per cui devi. Guardate che questo è pericoloso dal punto di vista della salute, dell'igiene mentale, non fa bene all'igiene mentale. Io questo lo dico anche insegnando pedagogia del gioco e dello sport, attenzione, quando poi lei è assessore anche allo sport, tenete presente che lo sport oggi è la terza agenzia educativa in Italia. Il 65% dei bambini in età fra i 6 e i 12 anni fanno un'attività sportiva in maniera assidua o quasi assidua. Una volta la terza agenzia educativa era la parrocchia, cioè la famiglia, la scuola e la parrocchia. Oggi c'è la famiglia, la scuola e lo sport. A parte che molte parrocchie fanno sport, in molte parrocchie si fa attività sportiva, ma lo sport, e badate che questa è una cosa molto bella, è molto bello che i bambini facciano sport. Poi dovremo andare a vedere come viene fatto lo sport, perché io che vado spesso, appunto anche per ragioni mie di studio, a seguire delle competizioni sportive di bambini in varie situazioni, vedo cose che voi umani non potreste immaginare. Va bene? Ecco.
Per cui anche qui lo sport non è che lo sport in quanto tale fa bene. Chi l'ha detto che lo sport fa bene? Dipende da come lo fai. Mi ricordo parecchi anni fa, ero a una tavola rotonda, fra l'altro con due persone di grande valore, purtroppo scomparse tutte e due. Uno era Gianni Mura, che è stato uno dei più straordinari giornalisti sportivi, e l'altro è Sergio Zavoli. E c'era, mi ricordo che c'era anche Yuri Keiki in questa tavola rotonda, si parlava appunto del valore dello sport, insomma, no, nella formazione, eccetera. E Gianni Mura fece una battuta che mi è rimasta impressa e disse, ma dice, vedete, dice, una volta si diceva, dice, cioè i bambini, i ragazzi, vai a fare sport perché così non ti droghi. Oggi si dice non andare a fare sport perché sennò ti droghi. È paradossale ovviamente, però insomma ci fa capire che lo sport non è di per sé una buona cosa, dipende da come si fa, da come viene fatto, soprattutto quando abbiamo a che fare con dei bambini di 6-7 anni. Attenzione, insomma, la cosa è piuttosto delicata, eh? È piuttosto, quindi aveva molta attenzione a queste cose. Ecco, quindi anche lo sport spesso ci mette del suo sull'ansia di prestazione. Lo sport spesso è una di quelle realtà che, se non è fatta in maniera, diciamo, corretta dal punto di vista educativo, incentiva questa cosa dell'ansia da prestazione. Quindi, insomma, io invito sempre i genitori, certo, fate fare sport ai bambini, ma guardate anche come lo sport viene fatto. Poi sulla delega educativa, ovviamente, ormai lei lo sa meglio di me, chi fa l'insegnante lo sa, si delega tutto alla scuola. Ormai la scuola deve occuparsi di tutto. E l'educazione stradale, come dicevo prima, l'educazione alimentare, l'educazione sessuale. Allora, io dico sempre che questa è una scuola bulimica, una scuola che prende tutto, che ingurgita tutto, è una scuola malata di bulimia. La bulimia è una patologia, È una patologia. Io sogno una scuola che dice no grazie, questa cosa noi non la facciamo. Educazione tal dei tali, no grazie, la fa qualcun altro. Noi facciamo queste cose, questo è il nostro, questa scuola ha un suo progetto educativo, quali sono i fondamentali di una scuola? I fondamentali. Ci sono delle cose che se non le fa la scuola, non le fa nessuno. L'educazione stradale, l'educazione alimentare la può fare anche qualcun altro. Poi, per carità, a scuola si può parlare di tutto. Non sto dicendo che sono cose tabù queste, non sto dicendo questo. Però di qui a fare che nella scuola si deve fare il programma di educazione tal dei tali, beh, insomma, io avrei un po' di dubbio, perché poi dopo cosa vuol dire che dobbiamo togliere 3 ore a quella materia, 2 ore a quell'altra, eccetera. Ho capito, ma la scuola ha i suoi fondamentali e sono quelle cose che se non le fa la scuola, non le fa nessuno, non le fa nessun altro. Allora io sono perché la scuola dica dei no, no, questa cosa no. La scuola oggi si deve preoccupare invece di quelle cose che sì sono dei fondamentali, che sono per esempio curare lo star bene a scuola, il rapporto con l'ambiente esterno. Queste dimensioni che, ripeto, su cui la scuola deve fare la sua parte, ma perché ha delle valenze didattiche importanti, cioè ha delle valenze didattiche su quello che è il ruolo della scuola, che è l'apprendimento, gli aspetti culturali, cognitivi, esperienziali, eccetera. Poi altre cose le possono fare anche altri, insomma, ecco, non tutto deve fare la scuola, cioè una scuola che fa tutto fa male tutto, insomma, ecco, io sono di questa idea, ecco, cioè, però ripeto, questa è un'idea mia personale, non sto dicendo, insomma, che... Andrea, se vuoi. Sì, professore, volevo chiederle, toccando un attimo un punto, tornando un attimo su un punto che ha toccato e allargando un pochino la prospettiva rispetto alla scuola e pensando alla città, se ha qualche esempio che ha visto di qualche città, qualche paese dove si è fatto qualche passo in più e dove ci può essere un qualcosa di ragionato intorno agli spazi per il gioco, cioè proprio praticamente che cosa è stato fatto e che cosa si potrebbe quindi pensare di fare in una città come Saronno. La prima domanda.
La seconda domanda invece è relativa al rapporto che c'è tra il gioco e lo sport, visto che probabilmente i bambini di oggi giocano molto meno, ma dall'altra parte fanno molto più sport. Certo. Quindi se è un buon sostituto quando viene fatto bene, o se c'è comunque qualcosa che manca rispetto al gioco. Sì, dunque sulle città virtuose, beh, le sa, molto, insomma, parecchi anni fa è nata appunto la rete delle scuole, delle città amiche dei bambini e delle bambine, no? Cioè in Italia c'è questa rete che voleva dire che queste città si prendevano l'impegno di, diciamo, fare delle iniziative nel proprio territorio perché, diciamo, le città potessero essere anche a misura, diciamo, di bambino. Qui c'è tutta l'esperienza che ha fatto Francesco Tonucci, per esempio, no? A Fano, cioè, che è stato un po' il primo laboratorio in Italia, no? Di, diciamo, sui percorsi per i bambini, il fatto che i bambini possano muoversi, spostarsi in sicurezza nella città. Tenete presente che l'Italia è il paese in Europa dove i bambini nella fascia d'età fra 7-8 anni e 10-11 anni vanno meno a scuola da soli. In Italia sono il 7-8% che vanno a scuola da soli, in Germania il 50%, in Gran Bretagna il 70%, così come nei paesi del nord Europa. Cioè l'Italia è il paese dove i bambini a scuola da soli non ci vanno, anche se la scuola è a 200 metri, non ci vanno. E questo è un bel problema. Ma è pure proibito tornare da scuola senza i genitori. È proibito, ma voglio dire, perché qualcuno ha deciso che è proibito, perché io vorrei capire se in Gran Bretagna o in Danimarca i bambini che vanno a scuola da soli e tornano da soli vengono tutti azzerati dalle macchine lungo le strade. No, cioè non sarà così, probabilmente. Cioè, quindi è una scelta che è stata fatta. È una scelta che è stata fatta, così come il fatto che i genitori vanno in macchina, portano il bambino a scuola e entrerebbero in macchina dentro la scuola, va bene? Ora, per esempio, noi con il nostro centro di ricerca sull'outdoor education abbiamo cominciato a proporre, là dove c'è sensibilità, stiamo lavorando appunto a parte Bertinoro, a Ravenna, Forlì, eccetera, in varie realtà, proponendo per esempio ai comuni che, adesso magari non dappertutto è possibile, ma in alcune realtà è possibile, che la strada, per esempio, no? Che è davanti alla scuola, nella fascia oraria di ingresso e di uscita da scuola venga chiusa al traffico. I genitori si fermano là e i bambini fanno quel pezzo di strada a piedi. Oh, non è una rivoluzione, guardate che non c'è mica niente di rivoluzionario, Cioè è una roba proprio semplice. Si chiude la strada mezz'ora prima, va bene, che i bambini entrino a scuola, e voglio dire mezz'ora dopo, quello che è, un'ora, quello che volete, va bene, i genitori si fermano là, non entrano con la macchina fino sotto la scuola, che è una roba terrificante. All'ingresso, all'uscita da scuola c'è un casino di macchine sotto le scuole che fa spavento, va bene, tutto in tripla fila, quadrupla fila, un disastro. Che cosa imparano? Ecco, vedete cosa vuol dire mettersi dal punto di vista del bambino. Ti accompagno fin dove posso, poi l'ultimo pezzo di strada lo fai da solo. È sicura, è una strada sicura. Allora, sono piccole cose, secondo me, ma che dovrebbero far parte di una strategia politica sul territorio. Per esempio, a Ravenna hanno fatto un'iniziativa molto interessante, forse non solo a Ravenna, adesso io conosco bene Ravenna perché poi la nostra associazione, la Libera Università del Gioco, la sua sede ce l'ha a Ravenna e lì abbiamo fatto diverse iniziative. Per esempio, con gli amministratori dei condomini si è lavorato sui regolamenti per il gioco dei bambini nei cortili. Ci sono dei condomini che hanno degli spazi interni, eccetera, per cui non si poteva giocare, eccetera, eccetera. Allora, si è lavorato in questo senso con i vigili, per esempio, i vigili urbani, amministratori di condominio, eccetera, per creare un regolamento per cui si può giocare, per esempio, crei delle fasce, diciamo, tolte due fasce orarie delicate, i bambini possono giocare nei cortili, nei condominiali, negli spazi, eccetera. Perché no? Perché no? Allora,
è un lavoro, insomma, che bisogna fare, ma ripeto, da che punto di vista? Il punto di vista è quello che dicevo prima, è il benessere del bambino, è il benessere del bambino. Allora, ovviamente ogni territorio è diverso da un altro, non è che ci sono delle formule, non è che si applica un algoritmo e quello lì lo applichiamo e funziona dappertutto. Si tratterebbe da domani di cominciare a vedere, cominciamo a fare due esperimenti, per esempio lì, lì e lì, vedere di cambiare qualcosa, magari parliamo con i genitori, facciamo delle assemblee, ripeto, con però una volontà politica, perché badate, è questo, eh? Cioè quando noi parliamo del territorio, il gioco, vedete, la parola gioco è una parola che disturba, poi è bello il gioco, per carità, però il gioco è un elemento che rompe le scatole, capite? Cioè, perché, perché il gioco comunque scombina anche la realtà. Nel nostro linguaggio comune, diciamo, dobbiamo rimettere in gioco tutto, qui non funziona niente, rimettiamo in gioco. Vuol dire che bisogna scompaginare questa cosa che non funziona, rimetterla in gioco, per poi ridefinirla in un altro modo. La parola gioco è una parola che disturba anche, non è una parola così accomodante, insomma, ecco, per certi versi. Un grande studioso di cultura ludica, Johann Heusinger, che ha scritto questo straordinario libro, si chiama Homo Ludens, è un libro del 39, pensate un po', e lui diceva che l'indicatore sano di una cultura, di una civiltà, è proprio quanto mantiene vivo il senso del gioco. Più il senso del gioco è vivo, più una cultura, una civiltà è vivace, è viva. Che non vuol dire essere dei giocherelloni, vuol dire il senso del gioco, avere il senso del gioco, cioè che vuol dire il dinamismo, il cambiamento, la capacità di guardare la realtà da punti di vista diversi, da punti di vista diversi. Per esempio, il punto di vista di agevolare l'autonomia del bambino, questo è già un punto di vista. La mobilità dei bambini, per esempio. In alcune realtà, per esempio, hanno fatto anche questa esperienza, non so, qui insomma, dei pedibus, per esempio, sì, no? Anche da noi c'è. Voi ce l'avete, ecco. Poi in alcune l'hanno fatto, poi dopo hanno smesso, poi dopo, insomma, perché poi sono legate molto queste cose anche del volontariato. Allora il volontariato ce l'hai, a volte sì, a volte no, eccetera, insomma, ecco. Però non ci sarebbe niente di male, in sostanza, provare a cambiare qualcosa da questo punto di vista, rispetto proprio alle possibilità di un territorio. Ma ripeto, senza che questo voglia dire fare chissà quale rivoluzione, cominciare passo passo, fare qualcosa, osservare, vedere i cambiamenti che si creano, raccogliere dati, elementi, e poi via via, di tanto in tanto allargare. Ma tutto questo semplicemente avendo di mira il fatto che, voglio dire, la qualità della vita dell'infanzia è un problema che abbiamo tutti, perché poi questi bambini diventeranno grandi, e quindi dipenderemo tutti da loro, dipenderemo tutti noi, dipendiamo da quelli che sono bambini che adesso hanno 5, 6, 7 anni, insomma, ecco. Quindi dovrebbe starci a cuore, in sostanza, la loro. Il gioco e lo sport, sì, gioco e sport sono due termini che hanno degli aspetti in comune e degli aspetti diversi. Lo sport nasce dal gioco, ovviamente, prima di tutto c'è il gioco, e il gioco è una dimensione naturale, gli animali giocano, fin dall'inizio del Novecento degli etologi hanno studiato il comportamento ludico degli animali, eccetera, perché il giocare è una dimensione innanzitutto biologica. I bambini non è che aspettano a giocare che ci sia l'adulto che glielo insegna, i bambini giocano, va bene, senza che sia l'adulto, che poi l'adulto gli può insegnare dei giochi, eccetera, ma l'atteggiamento del gioco è un atteggiamento innanzitutto biologico, poi dopo diventa culturale, ovviamente, no? E allora, ovviamente, nell'uomo il gioco non è solamente l'attività biologica adattativa, va bene, dell'esercizio, di abilità, eccetera, ma il gioco diventa anche simbolico, diventa portatore di cultura e così via. Lo sport è un elemento tipico della cultura del gioco. Non a caso lo sport, la cultura sportiva nasce nell'antichità classica, nasce in Grecia, nella Grecia antica, i famosi giochi sportivi, che, insomma, non dovremmo chiamarli sportivi perché
la parola sport è una parola che fa riferimento alla cultura dello sport moderna, quindi inglese, dalla metà dell'Ottocento. Dovremmo parlare di atletismo, quello che c'era nell'antica Grecia erano forme di atletismo, cioè di abilità. Poi erano dei giochi, ovviamente, no? Ecco, erano gare, ovviamente, che si facevano per gioco, va bene, si facevano per gioco. Quindi lo sport è una manifestazione culturale di giochi, ma il gioco è molto più ampio dello sport, è un'esperienza molto più grande dello sport, perché tutti quelli che noi chiamiamo giochi sportivi si basano su attività di tipo fisico, va bene? Atletico, fisico, va bene? Giocare a scacchi non è uno sport, va bene? È un gioco, giocare a scala 40 non è uno sport, giocare a nascondino non è necessariamente uno sport, insomma, ecco. Quindi il concetto di gioco è molto più ampio, ecco perché dicevo, noi dobbiamo oggi preoccuparci della qualità delle esperienze, di quante tipologie di esperienze di gioco un bambino oggi è in grado di fare. Lo sport è importantissimo, io sono un grande sostenitore dell'importanza che ha lo sport per i bambini. Quindi, però ecco, dire che lo sport sostituisce il gioco, ecco, non è così, perché significherebbe dire che il gioco è sport tout court, non è così. Lo sport è una forma di gioco, peraltro i bambini che vanno a fare sport, va bene, in realtà vanno a fare scuola, cioè, poi voglio dire, anche qui si può fare bene o fare male, però se fosse giorno oggi, noi finiamo sta riunione, c'è un campo qui fuori, pigliamo un pallone e andiamo a giocare, facciamo una partitella a calcio, ci organizziamo, eccetera. Giochiamo a calcio, ovviamente. Bene. E i bambini lo fanno, va bene. Un gruppo di bambini, diamo un pallone, giocano a calcio. Se un bambino si iscrive alla polisportiva, appunto, gioco del calcio felice, quel bambino va due volte alla settimana a fare gli allenamenti con un mister, eccetera. È un'altra cosa. Poi il bambino ci va volentieri perché gioca anche, deve fare gli allenamenti, deve imparare, si spera che abbia un bravo mister, ovviamente, che mantiene vivo in lui il piacere, l'interesse, eccetera. Però è un'altra cosa rispetto al giocare a calcio liberamente con degli amici in un campetto, eccetera. Non è la stessa cosa. Con questo non sto dicendo che una cosa è importante e l'altra meno. Contesto il fatto che molti genitori oggi ritengono che, appunto, lo mando a fare sport perché così risolve il problema del gioco, del muoversi, perché sennò, certo, sta sempre in casa, non si muove, c'ha le PlayStation, eccetera. Allora gli faccio fare sport. Lo sport è una particolare esperienza di gioco, peraltro strutturata, perché è gestita da altri. È gestita da una società sportiva, degli allenatori, dei preparatori, eccetera. La dimensione del gioco, invece, è una dimensione molto più ampia. Non sono in contraddizione, ecco, bisogna stare attenti però che una non vada, diciamo, non diventi quella che si piglia tutto, insomma, ecco, questo è un po' il punto. Prego. No, volevo spezzare una lancia a favore della scuola, invece. Bene. Nel senso che io, che ho una certa età, mi ricordo le mie esperienze scolastiche alla scuola elementare, dove non avevamo palestra, non avevamo spazi, avevamo l'aula in cui stavamo in 44 e la maestra ogni tanto ci faceva, apriva le finestre e diceva: adesso facciamo un po' di esercizi, noi facciamo 4-5 piegamenti sulle gambe, sì, sì. Ci stiracchiavamo un attimo e poi di nuovo seduti. Beh, brava questa maestra, era bravissima. Devo dire che invece la scuola adesso offre molto di più dal punto di vista di occasioni di motricità e di gioco. Io lavoro nella scuola, facciamo le accoglienze degli alunni che arrivano in primo al parco dell'Ura, la giornata al parco con i giochi organizzati, e pomeriggi sportivi, laboratori dei vari sport, eccetera, eccetera. Gite scolastiche qua fino a quando se ne facevano, i trekking in montagna piuttosto che nella natura. Cose che io nel mio percorso scolastico non ho mai, certo, potuto fare. Certo. Quindi secondo me la scuola
è uno degli ambienti con tutti i possibili miglioramenti che ci possono essere, che sono venuti fuori stasera, dal tipo di architettura, degli spazi scolastici, così. Però, secondo me, ad esempio, tanti ragazzini a mia scuola... Che scuola è? Una scuola primaria o secondaria? È una secondaria, una scuola media. Sì. Ci sono tanti ragazzini che stanno al primo piano della scuola, che l'unica volta in cui fanno scale nella loro giornata è quando vengono a scuola. Certo. Perché a casa vanno con l'ascensore. Chiaro, certo. Ok? Vengono a piedi a scuola perché siamo a scuola in centro, i genitori non li portano, per cui fanno questi 10 minuti, quarto d'ora per venire a scuola, e sono gli unici momenti in cui si muovono. Andiamo adesso, abbiamo ottenuto di utilizzare il cortile che prima era adibito a parcheggio per svolgere gli intervalli in cortile. Si può migliorare tantissimo, però secondo me la scuola sta un po' al passo rispetto a queste esigenze che sono venute fuori oggi. Gli oratori continuano a fare il loro, le società sportive fanno il loro, quello che invece è imploso proprio completamente è la città. Certo. Gli spazi della città che vivevo io da ragazzino, che facevamo 50 metri, c'era il campo, mettavamo giù due maglioni, certo, non le felpe perché non c'erano, ma erano i maglioni. Facevamo i pali delle porte a 50 metri da casa, quelli della via di lì andavano nell'altro campo perché ce ne erano 5 o 6. Questi non ci sono più. Le città si sono sviluppate negli ultimi 50 anni proprio non considerando questo tipo di esigenza. Sono implose rispetto a questo problema. E secondo me è lì che bisogna intervenire. Ora, voglio dire, abbiamo due amministratori che si sono accollati probabilmente una città come Saronno che, ok, c'è lo sfogo del parco del Rura, però d'inverno i bambini delle elementari che abitano in via Filippo Reina non vanno al parco del Rura a piedi, certo, da soli per poter stare un po' nella natura, non possono uscire, i palazzi non sono più con i cortili, se non in pochi casi. Ma i cortili sono parcheggi, sono diventati parcheggi. Sono diventati parcheggi, per cui secondo me è proprio l'idea della città che è in controtendenza. Ognuno ha fatto qualche pezzo, la scuola, gli altri. La città sono veramente, da questo punto di vista, da rivedere, da rivedere. Almeno alcune città, io sono stato a Trento quest'estate, in un quartiere di Trento, e ho visto delle cose molto belle, dove ci sono i musei, così c'è questo quartiere che in pratica è un parco unico con giochi non tradizionali, lo scivolo, altalena, così, ma come diceva lei prima, i giochi di costruzione, gli elementi naturali, eccetera eccetera, sono rimasto favorevolmente colpito. E lì, voglio dire, è stato un progetto sicuramente delle amministrazioni comunali che hanno pensato queste cose. Io, niente, era solo questa considerazione. L'osservazione che lei ha fatto è molto giusta e interessante, perché ci fa capire che in realtà la scuola può fare molto, in realtà. La scuola, cioè, molto, nel senso che la scuola può fare la sua parte, può fare la sua parte. Adesso, lei, l'esempio che ha fatto della sua scuola è un esempio decisamente virtuoso, voglio dire, c'è evidentemente una sensibilità e un investimento positivo su tutti gli aspetti che riguardano, diciamo, il fatto che i bambini si possano muovere, siano attivi, eccetera, eccetera. Non tutte le scuole sono così, e questo lei lo saprà sicuramente bene. Evidentemente nella sua scuola c'è anche un comune sentire da parte di un gruppo di insegnanti, in questo senso, perché in altre scuole invece gli insegnanti hanno paura, va bene, che i bambini stiano fuori, che quello, eccetera. Ecco, però si può fare, però si può fare. Allora, il punto è un po' questo, secondo me: creare delle buone pratiche, dimostrare che certe buone pratiche funzionano, si possono fare, i bambini vanno volentieri a scuola, perché è una dimensione di socialità positiva che loro vivono. L'esempio che lei faceva delle scale è molto interessante, perché è una cosa per certi versi banale, ma chiunque di noi, se da ragazzino
faceva normalmente le scale, va bene, si ricorda bene che le scale erano una sorta di parco giochi a sé stante, no? Perché tu scendevi le scale, poi gli ultimi gradini li saltavi, ne saltavi tre, poi la volta dopo ne saltavi quattro, oppure salivi le scale arrampicandosi da fuori, attaccato alla ringhiera, cioè le scale, va bene, erano di per sé una struttura ludica, va bene, fisica, che voglio dire, si utilizzava, oggi i bambini non la usano più perché appunto ci sono gli ascensori. Però per esempio anche gli esempi che lei faceva, io sono un sostenitore di questa cosa, cioè anziché fare le gite scolastiche bisognerebbe fare i trekking con i bambini. Adesso abbiamo pubblicato un libro con anche alcuni autori internazionali sul turismo educativo. Cioè l'idea in sostanza che la dimensione del turismo, che sarà una dimensione che avrà un futuro sempre più importante, perché il turismo è una dimensione enorme, nella scuola noi dovremmo uscire dalla logica della solita gita scolastica, vai lì, fai il viaggio, vai a vedere tre cose, e fare invece delle esperienze di viaggio, perché quello che conta davvero è il viaggio, è il percorso, l'esperienza vera è quella del fare un percorso. Uno dei capitoli, fra l'altro, di questo libro l'ha fatto una pedagogista del comune di Cesena, che ha fatto un capitolo proprio sul turismo di prossimità con dei bambini di scuola dell'infanzia, dove per i bambini di scuola dell'infanzia andare anche a 2 chilometri è già un viaggio, è già una roba, ovviamente. Per cui, per esempio, tematizzare questo aspetto, no, dell'uscire per fare un percorso è molto interessante. Se io questa cosa la vedo dal punto di vista didattico, badate che è ricchissima. Programmiamo con una classe di fare un viaggio, poco importa dove, si può vedere dove. Dove andiamo, come lo facciamo, i percorsi, i soldi, l'economia, i tempi, i mezzi. C'è un lavoro didattico di apprendimenti straordinario, straordinario. Che è tutt'altro che la gita organizzata, preconfezionata, in cui si sale in pullman, si piglia, si va lì, si vedono tre cose, si torna, e che spesso è uno stress per gli insegnanti, ovviamente incredibile. Per fare queste cose però ci vogliono degli insegnanti che abbiano uno spirito didattico particolare, che abbiano voglia di fare queste robe qua, perché mi rendo conto che non è una competenza didattica immediata. Però per dire che anche questi aspetti hanno delle valenze didattiche di apprendimento molto significative, per non parlare poi del viaggio di per sé, cosa osserviamo, cosa guardiamo, cosa ci portiamo a casa, eccetera. Io sono un fermo sostenitore che bisognerebbe smetterla di fare gite scolastiche e fare invece queste esperienze qua, fare dei percorsi in ambienti, a seconda di quello che è l'ambiente in cui mi trovo, in cui sono, eccetera. Poi quando ci sono dei bambini, dei ragazzini più grandi, più hanno autonomia, più si possono fare anche cose impegnative, ovviamente. Guardate che non si tirano indietro i ragazzi, anzi, poiché sono esperienze per loro assolutamente nuove, le vivono con molto coinvolgimento, e quindi io credo che siano cose molto interessanti. Quello che lei diceva della scuola, appunto, io sono convintissimo che la scuola ha delle potenzialità straordinarie, ma ripeto, proprio dall'interno di quello che è la mission della scuola. Faccio l'esempio dell'outdoor education che facevo prima. Io posso benissimo essere un insegnante che fa molta attività all'aperto con i bambini, e badate che sulla base della libertà di insegnamento nessuno mi può dire di no. Io posso decidere che per la mia attività didattica sto molto tempo fuori, vado a fare dei percorsi, vado fuori, faccio attività, non c'è nessuno che mi possa dire di no, non sta scritto da nessuna parte, le linee di indirizzo, i campi d'esperienza, non sta scritto che le cose le devo fare dentro o fuori, io mi avvalgo della mia libertà di insegnante di programmare la mia attività didattica, in cui posso decidere che io farò molta attività all'aperto. Ovviamente qual è il problema? Il problema è che devo dimostrare che funziona didatticamente. Perché se io sono un genitore, dico, vedo che voi andate molto fuori con i bambini, ma imparano? Perché se sono un genitore voglio sapere, e io devo essere in grado di rendicontare. Dico, sì, guardi, noi andiamo fuori, facciamo un sacco di attività,
perché impariamo questo, i bambini hanno approfondito questo argomento, devo essere in grado di dimostrare che il fatto che io faccia queste esperienze, va bene, dal punto di vista degli apprendimenti funzionano, perché altrimenti io come genitore potrei dire, vabbè, vanno fuori, ma allora cosa vuol dire insomma, per la scuola? Ripeto, quando parliamo di scuola parliamo di una mission che la scuola ha, che non è sostitutiva di altri, è quello che tocca alla scuola. Poi i modi con cui la scuola lo fa, secondo me oggi sono modalità molto chiuse, che avrebbero bisogno invece di apertura, come appunto quelle che lei sottolineava. Guardate che, insomma, adesso io non lo so voi, ma a me poi io insomma faccio molta formazione, quindi con gli insegnanti parlo, ma ci sono insegnanti di scuola primaria che mi dicono, ma sai professore, io ho dei colleghi che dicono ai bambini se non fate i bravi non si fa attività motoria. Cioè, capite, ma siamo ridotti a questo, eh? Allora gli dico, ma scusi, perché non dicono se non fate i bravi non si fa matematica? Le linee di indirizzo dicono che l'attività motoria, come la matematica, la lingua, le scienze, valgono uguale, eh? Non è che c'è una gerarchia, valgono uguale. Allora, io le trovo terrificanti queste cose qua, insomma, pedagogicamente terrificanti, eppure succedono. Professore, posso? Quello che lei dice chiaramente è auspicabile, no? Poi ci troviamo in una situazione per cui i ragazzi vanno a fare scuole superiori e rientra l'imbutito di perno, no? Cioè le conoscenze, esclusivamente conoscenze. Allora, capiamoci un po' dove vogliamo andare. La didattica esperienziale per competenze, che poi è quella che poi viene fuori dal gioco, non è riconosciuta assolutamente dopo la scuola dell'obbligo, perché dopo c'è esclusivamente la necessità di conoscere quel programma che tanti colleghi hanno in testa, che viene surrogato dal libro. Evidentemente c'è una mancanza di... c'è una discrasia, no? Sì, assolutamente, certo. I vari ordini di scuola, questo è il problema. Certo. Lo dico personalmente, io insegno lettere, per cui se non porto avanti il programma di grammatica come deve, so che al liceo i miei ragazzi non ci possono andare, o se ci vanno faranno tanta fatica, perché in alcuni licei la soglia delle verifiche di grammatica è il 75% per la sufficienza. Questa è la verità. Sì, sì, no, per cui è un problema serio questo. So. Poi lì rientra il discorso della dispersione scolastica e non lo so, l'esaurimento del posto dei ragazzi non ce la fanno. Ah no, abbiamo dei tassi di malessere nella scuola che sono molto alti, eh. Questo è un altro discorso ancora, nel senso che... Ah no, no, ma guardi che questi aspetti si collegano, certo. Allora, io che interesse ho io a creare una pressione per imparare, se poi in realtà creo malessere? Cioè, qual è l'interesse che ho? Cioè, perché io, il mio gruppo, insomma, no, sull'Outdoor Education facciamo una fatica enorme a portare i temi dell'educazione all'aperto nella scuola secondaria, mentre invece non facciamo fatica nella scuola dell'infanzia e primaria. Tutto è partito dallo 06, fra l'altro, adesso ha già anche la scuola primaria, si sta abbastanza aprendo, tant'è che si è creata in Italia la rete delle scuole all'aperto, se andate su internet c'è la rete delle scuole all'aperto. Perché nella scuola secondaria si fa fatica? Perché la scuola secondaria funziona ancora con dalle 9 alle 10 matematica, dalle 10 alle 12 italiano, dalle 2 alle 3, eccetera. Non può funzionare una roba del genere. Allora io dico, quando faccio degli incontri, dico, ma dove sta scritto che deve essere organizzata così la didattica? Non sta scritto da nessuna parte. Intanto dico sempre, fatemi il favore, eliminate la campanella. È una cosa insopportabile la campanella, è una roba veramente, ma è davvero necessario avere la campanella, la campanella che suona? Tiratela via la campanella, sarebbe già una rivoluzione questa. In alcune scuole dove si sperimentano dei moduli didattici diversi, lo si fa. Per esempio, ci sono dei si fa la flipped classroom, per esempio, no? Cioè, c'è in una settimana
ci sono molte ore, per esempio, dell'insegnante di lettere e di altri insegnanti, poi l'insegnante di lettere lo rivedi 2 settimane dopo, però nel frattempo poi ci sono altri insegnanti, quindi hai un tempo lungo, non hai dalle 10 alle 12, dalle 9 alle 10, hai un tempo lungo nel quale tu puoi fare, certo, anche outdoor education, puoi fare attività laboratoriali, cioè tutte quelle attività per cui hai bisogno di tempi, in cui i tempi sono lavoro dei bambini, riflessione, elaborazione, eccetera. Poi dopo, quell'insegnante lì, la prossima settimana noi non ci vediamo, ma voi avrete delle cose da fare, e poi ci rivediamo quella dopo. Ci sono altri insegnanti che avranno dei tempi lunghi, l'insegnante di scienze, eccetera. Badate che si può fare questo, senza che questo vada a pesare sul fatto che l'insegnante faccia delle ore in più. Stessa cosa, cambia l'organizzazione, chiamo il palinsesto, va bene, didattico della scuola. Si può fare. Però capisco che, le do subito la parola, che se la scuola secondaria è organizzata così, che si può fare? Cioè, mi rendo conto che diventa difficile, insomma. Prego. Prima di tutto, grazie, perché sentire parlare di gioco in questo modo mi fa molto piacere. Io, sono una pedagogista e lavoro con Francesca Antonacci in Bicocca. Conosco. E lavoro anche qua a Saronno, nel senso che volevo chiederle due cose. Raccontarle l'esperienza di Saronno nell'ambito di gioco, in ambito pedagogico, nell'area dei ragazzi della scuola secondaria superiore, quindi ancora più difficile, diciamo. L'esperienza di Saronno è che da tanti anni noi lavoriamo come pedagogisti nelle scuole e oltre a un aspetto più, diciamo, l'impatto del disagio che riguarda l'aspetto clinico, come promozione del benessere noi portiamo il gioco nella scuola, quindi come atto rivoluzionario, nel senso che appunto nelle scuole superiori ancora di più il gioco è visto perdita di tempo, prima di tutto anche dai ragazzi, cioè, nel senso, ben che ti vada ti sbarrano gli occhi e ti dicono giochiamo, cosa hai fumato, no, non sei andato a fare. Quindi comunque l'esperienza di gioco in questi anni, in cui noi proprio come baluardo pedagogico all'interno delle scuole, che apro la parentesi, secondo me dovrebbe esserci in qualsiasi scuola, nel senso che si parla di didattica, si parla di scuola, ma non si parla mai di pedagogia nella scuola, sembra assurdo ma è così, anche parlare di gioco, non parlano sempre i pedagogisti di gioco, quindi questa è una cosa secondo me primaria. E quindi appunto il gioco ha portato negli anni a farci notare, proprio come negli adolescenti, tutte queste esperienze che nella crescita sono fondamentali, nello 0-6 o anche in questa età, anche qui ritornano a essere protettive rispetto a tutta una serie di disagi o di situazioni patologiche. Quindi rimettere i ragazzi a giocare, quindi trasformare i luoghi della scuola come spazi appunto ludici, piuttosto che attraverso gli urban game o altre esperienze di questo genere, ha portato benessere veramente, certo. E in alcuni casi anche una rinascita rispetto ad alcuni ragazzi che si stavano richiudendo in se stessi, cioè non avevano più il corpo, non avevano più la relazione, non avevano più questa esperienza che appunto, come giustamente diceva lei, il gioco ti porta anche solo in sé, giocando, non piegandolo a qualcos'altro. Quindi, secondo quando giochi non puoi stare chiuso in te stesso, cioè devi per forza aprire. Poi ti misuri con te stesso, scopri delle parti di te che ti avevano fatto dimenticare, cioè tanti ragazzi rispetto alle ansie da prestazione e tutto quanto si sentono falliti in quella cosa, ma se giocano, vincono, rinascono anche in questo senso, quindi c'è questo aspetto che è fondamentale e anche secondo me appunto portarlo nelle scuole, al di là di quello che si è detto fino adesso è importante, però secondo me anche solo giocare, l'ora di gioco, se vogliamo definirla così, noi portiamo il gioco nella scuola ed è un atto educativo, un atto rivoluzionario, nel senso che trasforma il ragazzo, che gli fa lo rende più consapevole anche di sé. E quindi questa cosa nella crescita e anche nell'età adolescenziale è fondamentale. Una domanda è rispetto a questo fenomeno che c'è adesso, che ho notato appunto anch'io come equipe di lavoro all'interno delle scuole,
di una serie televisiva che è lo Squid Game, non so se ne ha sentito parlare. Sì, ne ho sentito parlare, però non l'ho seguita, non la conosco, quindi non saprei entrare nel merito, però ne ho sentito solo parlare, quindi forse ne sa più lei di me. No, nel senso che noi abbiamo proprio notato sì. come questo fenomeno sia, vabbè, per età diverse, io parlo dell'adolescenza, sì. vedo anche bambini che hanno visto purtroppo questo tipo di serie, dove prende il gioco e lo strumentalizza rispetto a atti di violenza e atti. Quindi il gioco viene appunto snaturato, nel senso che viene preso nella sua natura di sperimentazione, di azione e tutto, però piegato a delle logiche appunto violente, ma di quella violenza che non è la violenza del giocare alla guerra, è altro. Quindi gli adolescenti hanno quasi tutti visto questo. Sì, sì, ma me ne rendo conto, ne ho sentito parlare, ma purtroppo, come le dico, non l'ho visto e quindi non saprei esprimere un'opinione, insomma, ecco, su questa cosa. Però so che appunto è una delle cose che adesso è al centro dell'attenzione, insomma, tutto questo. No, rispetto a quello che lei diceva, uno dei problemi è, diciamo, rispetto al portare il gioco dentro la scuola, che non vuol dire banalizzare la scuola o farla diventare un campo giochi. Il problema che noi abbiamo è se gli insegnanti hanno il senso del gioco, questo è il punto, insomma. Perché il gioco è una dimensione che può riguardare tutte le conoscenze. Cioè, Gianni Rodari credo che ci abbia insegnato, no? Cioè, con la grammatica della fantasia, voglio dire, quanta competenza linguistica si può imparare attraverso, usando il gioco, va bene, come approccio, no? Rispetto alle parole, al raccontare, al narrare, eccetera. Insomma. Quindi, per non parlare della matematica, della scienza, insomma, no? Cioè, il bambino, per esempio, è naturalmente scienziato. Questo Alberto Manzi, per esempio, lo sosteneva ampiamente nell'intervista che io gli feci, insomma, no? Lui dice ma il bambino... Cioè, sbagliato pensare di insegnare scienze ai bambini come appunto un sapere codificato. Il bambino è naturalmente scienziato, tu lo porti a fare un'esperienza, scopri qualcosa, fai delle domande e il bambino gli dà delle risposte. Va bene. Facevo prima di scavare per terra, i bambini quando scavano trovano il lombrico, eccetera. La prima domanda che tu gli puoi fare è, ma secondo te si può vivere sottoterra? Come si fa a vivere sottoterra? Un animale può vivere sottoterra? E i bambini hanno una risposta, ti rispondono i bambini, ti danno la loro risposta. Allora tu su quello lavori, no? Continui a dire, eccetera, a ragionare. Diciamo, l'atteggiamento che i bambini hanno nei confronti della realtà è un atteggiamento scientifico, perché qualunque cosa vedono si pongono delle domande e queste domande richiamano delle risposte. Allora, io posso dire, no? C'è un esempio che fa Alberto Manzi, che è molto bello, no? Nella sua scuola primaria, lui racconta, dice, c'era un bambino, secondo elementare, che un giorno viene a scuola e dice, maestro, dice, lo sai che ci sono le corde vocali? Ah, interessante, dice, che ne sai delle corde vocali? Ah, dice, maestro, le corde vocali sono 21. Come mai sono 21? Dice, maestro, è presente le lettere d'alfabeto? A, B, C, D. Quelle 21 sono le lettere, 21 sono le corde vocali. Allora, Alberto Manzi ci ragiona, dice, che cosa ha fatto Marco, si chiama questo bambino, secondo elementare? Lui ha l'esperienza della scrittura e ha imparato a scrivere, eccetera. Poi, qualcuno gli ha parlato delle corde vocali, dice, a scuola non aveva mai parlato, ha preso queste due cose e le ha legate insieme, no? E si è creato un concetto. Quindi 21 sono le corde vocali. In questo modo il bambino si è creato un concetto. Allora Alberto Manzi dice, cioè, per metterlo in castagna, gli ho detto, vabbè, e se io voglio dire Y? Ah, dice, maestro, vedi che non hai capito niente. Y è fatto da I, P, S, I, cioè, tu dice... Con queste 21 corde ci parli tutte le lingue, ci parli, no? Allora a quel punto
Alberto Ma dice: come facevo io a far capire a Marco che le corde vocali sono 4 e non sono 21? A quel punto il maestro dice: te lo dico io, guarda che non è vero, è una balla, le corde vocali sono 4. A quel punto lui dice: vabbè, l'ha detto il maestro, sarà vero, no? Però in questo modo io non lo aiuto a formarsi un concetto, perché lui quel concetto se l'è formato lui. Per arrivare a capire che invece le corde vocali sono 4, io devo elaborare una strategia didattica attraverso la quale lui riesca a mandare in crisi quel concetto e aprendosi la strada al fatto che potrebbe essercene un altro. E allora lui dice: io non gli ho dato nessuna risposta, però ci ho pensato per alcuni giorni e poi un giorno sono andato a scuola con un violino. Un violino, 4 corde, un archetto, ho fatto strimpellare tutti i bambini, dicono: guarda, interessante, con 4 corde quanti suoni si possono fare, poi se sposti le dita il suono diventa più acuto, più grave, solo 4 corde, quindi forse non servono 21 corde per parlare, forse ne bastano 4. Ecco, allora, vedete il concetto, no? Che cosa vuol dire favorire l'apprendimento? Cioè non pensare che l'apprendimento è solo l'esito di quello che io ti insegno, ma che l'apprendimento è un processo che tu costruisci, insieme a me ovviamente, ma tu sei coprotagonista del tuo apprendimento. E pensate, voglio dire, più un bambino cresce con le sue autonomie, quante cose si potrebbero fare da questo punto di vista. Il senso del gioco è questo, Cioè Alberto Manzi, questa cosa qui è il senso del gioco, cioè vado a scuola con un violino e che cosa può venire fuori da questo? Certo, dei concetti, non c'è ombra di dubbio. Allora, io ai miei studenti gli chiedo, dico: ma voi a scuola avevate dei laboratori? Cioè sì, a scuola avevamo il laboratorio di fisica. Quante volte siete andate nei laboratori? Oh, pochissimo, quasi mai, 2 o 3 volte. Poi fra l'altro, dico, noi andavamo in laboratorio, però non potevamo fare niente, perché c'era il tecnico che faceva lui le cose, l'insegnante spiegava, ma noi non facevamo... Ma dico, ragazzi, ma questo è il laboratorio, è questo? Allora, capite che il problema è davvero un cambiamento di paradigma epistemologico. La storia, voglio dire, se io sono un insegnante di storia, posso benissimo con i bambini, con i ragazzi, soprattutto nella scuola secondaria, fare dei giochi, per esempio, sulla storia controfattuale. Ci sono dei giochi di storia meravigliosi. Facciamo finta che, ipotizziamo che Napoleone a Waterloo abbia vinto e non perso. Che cosa sarebbe potuto succedere? Ovviamente devi sapere la storia, perché tu devi elaborare delle ipotesi che siano plausibili in base a le forze in campo, l'economia, la politica, eccetera. Devi studiare, Però diventa un gioco straordinario, che vuol dire che la storia si può fare con i sé, in realtà. Che non vuol dire che tu neghi la storia è quella, però la stressi. La cosa interessante è che il gioco ti consente di stressare la realtà, perché tu la vedi da punti di vista diversi. E questo può valere per tutte le discipline, per tutti i saperi. Dopodiché, questo è il fatto che imparano la grammatica, la sintassi, ma sì, impareranno anche quella, ma volete mettere il piacere dell'imparare? Perché poi questo è il punto, cioè noi abbiamo bisogno a scuola di mantenere vivo il gusto dell'imparare. Il gusto dell'imparare. Se io mantengo, Alberto Manzi parlava, lui la chiamava tensione cognitiva. La tensione cognitiva è la voglia, il piacere che i bambini hanno di scoprire, di imparare. Cioè, se io riesco a mantenere viva nei bambini la curiosità, che è una cosa istintiva, la curiosità è naturale, posso insegnare tutto. L'importante è che io riesca continuamente a tenere viva la curiosità di scoprire qualcosa, di vedere qualcosa, di imparare qualcosa. Questa però è una, per me è anche ludica, è una competenza anche ludica, e bisogna capire se gli insegnanti ce l'hanno. Alcuni ce l'hanno, ovviamente, non è normale, ecco, questo sicuramente.
mi viene in mente un gioco, io spesso quando faccio la questione numerica in prima media, sì, faccio il processo d'Omero, cioè ah, ragazzi, certo, sì, ragazzi fanno il processo, cioè fanno un piccolo esercizio di virologia, no? Giocano, in realtà stanno... In realtà poi devo... è certo, si fa tantissimo, sì sì, e funziona sicuramente molto. Funziona perché poi si travestono da... Ah sì, certo, da avvocati, sì sì, un processo vero e proprio. Assolutamente, sì sì. No, ma ci sono molte... Però ci vuole un sacco di tempo. Un sacco di tanto, tempo. Certo. Tantissimo tempo, io perdo quasi 2 mesi. Assolutamente, quello di cui ci si accorge è che serve molto tempo per fare... Però guardi, le assicuro che questi ragazzi che fanno questa esperienza, questa se la ricorderanno a lungo. C'è dubbio. Questa se la ricorderanno. Molte cose che hanno studiato se le dimenticheranno, ma questa se la ricorderanno. E probabilmente se nel tempo un po' di gusto per queste cose gli è rimasto, è anche perché l'hanno vissuta. È un sapere che comunque hanno in qualche modo, è quello che appunto gli epistemologi chiamano embodied education, cioè un'educazione che passa attraverso di te, attraverso il tuo corpo, insomma, no? Le tue emozioni, e queste ti rimangono, insomma. Ah, scusate. Una domanda che nasce da prima, si diceva, si tende a delegare alla scuola, e si è parlato di genitori iperprotettivi. Io mi chiedevo da dove nasce l'iperprotezione. E dall'altro punto di vista, come genitore di più generazioni, dico... il mio obiettivo era portare mio figlio all'autonomia, quindi parte con i piccoli passi, quindi scegliere la scuola in base alla meno pericolosità per lui per andarci per conto suo. Quindi non vado a chiedere prima al municipio che mi debba fare la ciclabile, fortunatamente io ha fatto dei passi che poi ho salutato, no? Però tante volte uno si addita come un genitore un po' strano. Non strano, ma che te non sei seduto. Però sono dell'idea, il mondo è più complicato, i pericoli ci sono sempre stati. Una volta le macchine erano molto di più, prendevano sotto sicuramente. E quindi penso che per un genitore abituare il figlio nel suo mondo, che sarà diverso dal precedente, a viverci, quindi l'iperprotettività secondo lei, e poi un altro spunto è di dire forse dobbiamo formare, perché parliamo di scuola, sicuramente anch'io nella mia scuola ci sono gli insegnanti che ti hanno fatto nascere una passione per una, non so, il greco. Perché era bravo insegnante e ti fa nascere una passione, ah, no? Certo. Quindi quante altre cose che magari ti piacevano proprio, e io la campanella, come è la scuola adesso, la terrei almeno uno di... finalmente sì. No, in quel senso, va bene, certo, veramente tante volte purtroppo non so non poco quelli davvero che ti hanno passato. Adesso mi sono persa, no, per i genitori, non so, come c'è un corso prematrimoniale per dire per sposarsi in chiesa, forse ci vorrebbero delle dritte da dare ai genitori. Mi spiace vedere un po' vuote le sedie oggi, perché forse ci vuole tanto. Sì, sì, ma guardi, l'iperprotezione è un problema che hanno gli adulti, non i bambini, cioè ripeto, non la protezione che è importante, però diciamo, cioè quello che è avvenuto è una deriva, va bene? Cioè il concetto di prevenzione, la cultura della prevenzione nel nostro paese nasce negli anni 70, va bene? Non c'era prima la cultura della prevenzione. La cultura della prevenzione nasce con l'AIDS, va bene? L'AIDS è il fenomeno dirompente che ha fatto, che ha portato al centro dell'attenzione il tema della prevenzione. Cioè creare delle condizioni ovviamente per cui tu cerchi di limitare i danni, eccetera eccetera, no? Dopodiché la prevenzione ovviamente riguarda anche non solo l'aspetto sanitario, dove è nata la prevenzione, la cultura della prevenzione da noi nasce nell'ambito della salute sanitaria, poi è diventato anche nell'ambito educativo, va bene? Il problema qual è? Che la prevenzione è un concetto sano, giusto? Quello che si è verificato è una progressiva deriva per cui
la prevenzione diventa eccessiva e diventa iperprotettiva, cioè che vuol dire che io concepisco la realtà come pericolosa a prescindere. Questa è la iperprotezione, è tutto pericoloso. Noi abbiamo sovrapposto le due parole rischio e pericolo, per noi hanno lo stesso significato. Non è così. Rischio e pericolo sono due termini diversi. Infatti nel linguaggio comune noi diciamo correre il rischio, non correre il pericolo. Si dice correre il rischio. I rischi si valutano e se è il caso si corrono. I pericoli si evitano. Se io sono un adulto e ho delle responsabilità educative, io devo proteggere i bambini dai pericoli. Ma il rischio è un'esperienza importante. Come fa un bambino a imparare a valutare il rischio se non lo prova? Poi, va da sé che un conto è essere dei bambini di 3 anni, di 5, di 8, di 10, le competenze saranno diverse. Il mio maestro all'università, Piero Bertolini, che è stato fatto l'educatore, è stato anche direttore del carcere per i minorenni Beccaria a Milano per 10 anni, lui diceva, addirittura dovrebbe mettere i bambini in condizione di correre qualche rischio per vedere come ne vengono fuori, per vedere come se la cavano. Prova a fare questa cosa, vediamo se ci riesci, vediamo se come te la cavi a fare questa cosa. Cioè ci sono dei livelli di rischio che sono importanti. Come fa un bambino se no a capire e a riconoscere anche il suo limite? Allora, noi abbiamo il dovere di proteggere i bambini dai pericoli. E non è che, adesso io mi rendo conto che, vabbè, ma dove sta la soglia fra rischio? E non c'è un algoritmo, ovviamente. È un problema di attenzione e di sensibilità che noi dobbiamo avere. Sta di fatto che però per un problema nostro di sedare le nostre ansie, noi eliminiamo dall'esperienza dei bambini anche tutto ciò che potrebbe essere rischioso. Nel primo libro che abbiamo fatto nel 2014 sull'outdoor education, io nel mio saggio ho riportato una serie di una casistica che mi è stata riferita da insegnanti rispetto ai genitori, tipo, non so, scuola dell'infanzia, i genitori propongono, sono casi veri, li ho riportati, i genitori propongono di rivestire i tronchi degli alberi con della gomma piuma perché così se i bambini inciampano e ci sbattono contro non si fanno male. Oppure i genitori propongono di tagliare le radici delle sporgenti degli alberi perché possono essere, perché ovviamente la vita di un bambino sarà tutta liscia, tutta la vita di un bambino senza inciampi, non ci saranno inciampi. Oppure quelli che propongono di togliere il prato e mettere quello artificiale perché così, insomma, non ci sono gli insetti, il prato artificiale. Che d'estate te lo raccomando il prato artificiale, sai che meraviglia, insomma, ecco. Allora capite che tutto questo però fa parte di ansie che abbiamo noi adulti e che ribaltiamo sui bambini. Facciamo dei danni in questo modo, facciamo dei danni. Allora, il che non vuol dire ovviamente che allora ce ne freghiamo e mettiamo i bambini a rischio, a pericolo, eccetera. Non è questo il punto. Dobbiamo però consentire ai bambini di fare delle esperienze. Io faccio sempre l'esempio del bambino che si diverte, prova ad arrampicarsi su un albero. Tutti noi, credo, insomma, la possibilità di arrampicarti su un albero è una cosa meravigliosa, divertente, va bene. Ti arrampichi. Quando tu ti arrampichi su un albero, l'arrampicarsi è molto semplice. Il problema è scendere. È perché a un certo punto guardi sotto, allora lì diventa il problema, diventa il problema. Allora ovviamente a quel punto io lascio che il bambino si arrampichi magari fino ad una certa altezza, dopodiché deve scendere, e lì quello è il problem solving. Poi altra parola di cui ci riempiamo la bocca, il bambino non imparare, il problem solving. Cosa volete che sia il problem solving? Ti trovi in una situazione problematica dalla quale devi venirne fuori, trova la soluzione. Se devi scendere da un albero, devi capire dove metti il piede, non devi lasciare la mano, devi sentire il ramo, se devi venirne fuori.
Allora, se ci sono io come adulto, io non ti impedisco di arrampicarti su un albero perché potrebbe essere rischioso, pericoloso. Ti permetto di arrampicarti, ovviamente guardo, sto attento, eccetera, e poi quando scendi ti suggerisco, ti dico guarda, stai attento, senti il piede, non mollare la mano, eccetera, ma te la faccio fare l'esperienza. Questo è il punto. Allora, noi invece facciamo delle cose strane, cioè chi è insegnante nella scuola dell'infanzia, no? I bambini fanno, il bambino fa un disegno e lo fa vedere alla maestra. Maestra, guarda che disegno fa. La maestra dice, bravo, che bel disegno che hai fatto, dimmi, raccontami cosa hai voluto rappresentare, eccetera, eccetera. E fatto, vuoi farne un altro, eccetera. Se il bambino fuori si arrampica sull'albero e dice, maestra, guarda come sono stato bravo ad arrampicarmi, la maestra non gli dice bravo. Dice, no, per carità, vieni giù che se cadi tua mamma mi denuncia, mi querela, mi manda in tribunale, eccetera. Io ho fatto la liberatoria con i miei ultimi due per lasciare che potessero, lo scelgo di quarto, la loro bicicletta e venire a casa. Capite? Cioè, questo però, è pure... Quindi non è solo un'ansia da parte dei genitori, poi io sinceramente sono più cattiva, dico è più comodo che un bambino con un pacchetto, così lo posso dire. Questo, sì, no. Che diceva lei, io sono entrata un attimino a pensare... invece come tanti sono vivaci da bambini, ma a me avevano messo le inferriate perché avevano paura che cadessi dalla finestra. Io con i miei figli ho giocato così. Ma che è arrivato il papà? Guardiamo giù, no? Guardiamo giù e lo porto al punto dove si sente cadere, certo, no? Certo. Così giù, no, quindi si spaghetta il bambino e dico, quindi sì, ma... l'ha capito, il forno scotta, a me che dicevano una cosa, no, perché no? Lo so, certo, era così. A me non è mai piaciuto, perché poi quando girava la testa tu provavi. Assolutamente, io voglio assolutamente. Meglio quindi l'ansia l'ho gestita così, dico, guarda che il forno scotta e ti fa male, vuoi sentire come scotta? Allora gli fai, lo fa, no, e, cioè, ecco, sì, sì, è questo così. Un po', certo. Però, cioè, non riesco a... Io penso che è per comodità, che poi a sul lungo termine non paga. Il perdere tempo facendo una scuola diversa, io dico poi sarebbe l'ideale imparare giocando, no? Quindi una storia così ti metti in gioco molto di più, certo ti chiederà delle energie, ma poi ti ripaga perché fai nascere tutta una risposta del ragazzo che non sarà più annoiato e dice oddio, teniamo la roba qua. Certo, c'era lei che voleva intervenire. Sì, volevo fare due considerazioni che poi si trasforma in domande. Il discorso della dieta del gioco, della dieta varia. Sì. Nelle classi in cui lavoro mi fa specie il discorso che il gioco da esperienza, che quasi tutti i bambini disegnano a cubi, le persone a cubi, perché giocano a Minecraft, Minecraft è fatto a cubi. Chiaro, certo. E quindi l'esperienza del comunicare le cose ce l'hanno in quella logica lì e non varia esperienziale. Viene da dire che si dice che l'adolescenza arriva prima, ma in un certo senso arriva l'infanzia, dura molto di più l'infanzia a livello etimologico, del fatto che la parola, la comunicazione non ci sia, non si riesca a comunicare. Però d'altro canto dico anche c'è comunque una ricerca sempre del living di Calouai, della vertigine, della chiaro, voglia di fare qualcosa di pericoloso. Il discorso di Squid Game è una cosa proibita, cioè una cosa brutta, devo uccidere una persona, se ti dico gioca un 2-3 stella, se ti dico gioca Squid Game, che è un 2-3 stella, ma se perdi ti sparo, quello ci giocano tutti i bambini a Squid Game. Quindi la prima domanda è, dov'è il problema? È il bambino che ha ritrovato nel videogioco, comunque in quell'esperienza, una cosa totalizzante, quindi... vuole quello, oppure è la rete che non, la rete nel senso come insegnante, educatore, eccetera, che non propone un qualcosa di diverso come si faceva prima? Sì. Io credo che se gli adulti propongono ai bambini delle cose, delle esperienze ludiche, anche molto, voglio dire, molto terra-terra, ma proprio terra-terra perché metti le mani nella terra, i bambini le fanno. Il problema è che noi non gliele proponiamo, ecco. Ma diciamo, i bambini questa tensione ce l'hanno. Poi ovviamente hanno a disposizione videogiochi, PlayStation, eccetera, e quello diventa
diciamo, il loro ambiente ludico normale, va bene? Cioè tutto il virtuale oggi è un ambiente ludico che i bambini praticano abitualmente. Il problema è che conoscono meno l'ambiente ludico naturale, concreto, eccetera, ma se noi glielo proponiamo non è che lo rifiutano, eh? Poi ci sono anche bambini, questo gli insegnanti, alcuni insegnanti me lo dicono, che fanno outdoor education e mi dicono che, cioè, ci sono dei bambini che per esempio fuori all'aperto hanno paura a sporcarsi. Hanno paura a sporcarsi. Allora dicono, perché? Beh, perché ovviamente nell'ambito familiare lo sporcarsi è una cosa, eccetera. Allora l'insegnante mi dice, ma io cosa devo fare se un bambino ha paura a sporcarsi? Io dico, guardi, molto semplice, si sporchi anche lei. Semplice. Si sporchi e faccia capire al bambino che ci sporchiamo insieme, non succede niente, dopo ci si lava, si va dentro, ci si pulisce, ci si lava, eccetera. Ma teniamo sempre presente che l'adulto è il veicolo più potente di comunicazione con i bambini. È un punto di riferimento fondamentale. E quindi dovremmo essere sempre noi, essere l'esempio, no? Ecco perché dicevo prima, il senso del gioco, se l'adulto ce l'ha, lo trasmette facilmente, insomma, no? Non fa fatica, insomma, a trasmettere. E volevo chiedere sul discorso del concetto che il luogo del bambino ha storicamente il fuori, l'aperto, che adesso non è più così. Lavorando in comunità, quello che ho visto è che chi va fuori, soprattutto nella preadolescenza e adolescenza, è molto più facile che sia chi vive, ovviamente stiamo parlando di ragazzi di comunità, la ricerca della microcriminalità e criminalità piuttosto che il gioco. E quindi perché il fuori, secondo lei, è rimasto quel luogo lì in cui quelle sono le cose che si ricercano in preadolescenza, adolescenza, invece che il gioco? Perché, perché l'ambiente esterno è l'ambiente altro rispetto alla famiglia. Perché nella preadolescenza, ovviamente, la ricerca primaria diventa quella delle dimensioni alternative rispetto alle famiglie, ai modelli familiari, parentali, eccetera, per cui la strada, il muretto, l'angolo, cioè diventano i luoghi, diciamo, protetti, va bene, rispetto a quelli che sono i controlli familiari primari. E quindi in quel caso lì, diciamo, è normale che ci sia questa ricerca, diciamo, di dimensioni altre, va bene? Dove il divertimento diventa anche quell'elemento che si avvicina quasi alla divergenza, no? Cioè al fare qualcosa di diverso, di divertente, ma perché è diverso, va bene, dalla dimensione quotidiana normale. Poi ripeto, dopodiché le soglie sono sempre, cioè chiunque nella propria adolescenza ha provato, a partire dall'andare, dal fare le corse con i motorini, voglio dire, ecco, tutto ciò che ti mette in una dimensione di soglia, va bene, di ricercare una soglia che ti distingue, insomma, no? ti dà una percezione di te diversa da quella che è la dimensione protetta, familiare, eccetera, è una dimensione tipica delle forme ludiche dell'adolescenza, insomma. Posso, se volete, se non ci sono più interventi, potrei concludere. Ah beh sì, anche perché sono, mi parli 11, ma io sto qui quando volete, non è un problema, forse non ma voglio abusare. Questo incontro è nato da una mia volontà, da un mio interesse, che è partito da lontano, dalla mia formazione, ma soprattutto durante il periodo del Covid, dalla considerazione che non c'è veramente nessun tipo di sensibilità diffusa, comune, diciamo, del comune sentire per i bambini, quando molti di noi hanno osservato che i cani potevano essere portati a passeggio, i bambini no. E questo è stato veramente uno dei momenti più bui, diciamo, della nostra cultura pedagogica, seppur l'Italia sia un paese per i bambini, no? Le mamme, eccetera, c'è una grande attenzione. Il fatto che siamo rimasti qui, seppur pochi, questa sera fino a quest'ora tarda, grazie alla generosità di se stesso e del suo sapere, il professore dimostra che il tema è sentito. E credo che sia, soprattutto visto che c'è la presenza di non di tutti, insomma, di tante persone che sono coinvolte nell'amministrazione o che lavorano nel campo della scuola, dell'educazione, credo che sia stato comunque un momento molto importante.
molto interessante, ma molto importante anche perché ha fatto nascere in tutti noi una serie di idee, una serie di considerazioni che io riporterei tanto al fatto, per esempio, che la scuola ha questa grandissima qualità in Italia della libertà di insegnamento, che a volte può essere anche fonte di abuso, no? Di prevaricazione, magari di un'ideologia piuttosto che di un'altra, eccetera, ma diciamo che per chi sa, per la stragrande maggioranza dei docenti è sicuramente un'opportunità incredibile da utilizzare, perché ci sono realtà scolastiche dove questo assolutamente non avviene. Un po' di coraggio, e ne abbiamo sentito gli esempi anche questa sera, sicuramente di intraprendenza, può dal basso, anche se è molto difficile, agire sull'istituzione. La scuola è un'istituzione, quindi la campanella. Io ho deciso di andare in pensione prima del tempo, avrei potuto continuare quando ci fu la strutturazione delle ore scolastiche in 50 minuti. E ho detto no, basta, non si può, io non posso. Sì, tutto si può fare, se devo fare un intervento di 50 minuti lo regolo come l'ha fatto il professore questa sera, non è sostenibile. Ma l'attività educativa è un'altra cosa, non... sì. E quindi credo che sia partito questa sera un seme, un qualcosa che sicuramente in città coltiveremo. Io so che il professore, se vuole un'ultima cosa, te la chiedo io, se ci dice due parole su questa libera università del gioco che ha fondato, molto semplice, che potrebbe esserci anche di spunto, di esempio. Sì, è un'associazione, su internet trovate il sito internet, si chiama LUNGI, Libera Università del Gioco, che ho creato insieme a degli amici, colleghi, sia universitari che non, insegnanti, educatori, che lavorano tutti nell'ambito della cultura del gioco, insomma, no? L'idea è quella di promuovere la cultura ludica, cioè il fatto che il gioco è cultura, come lo è la letteratura, la scienza, il teatro, eccetera. Anche il gioco è cultura. Per cui facciamo iniziative di formazione, tutti gli anni facciamo una Ludo Summer School, per esempio, dove appunto chi partecipa facciamo esperienze, laboratori, riflessioni su tante tematiche legate al gioco e così via. Quindi se siete interessati potete diventare soci, bene. Guardatele, poi verrete informati ovviamente delle iniziative che facciamo e raccogliamo anche proposte di iniziative ovviamente. Si chiama Libera Università del Gioco, LUNGI. Ci piacerebbe far diventare il Saron una città dei bambini. Bello. Dove i bambini potessero avere i loro spazi, le loro cose in centro. Bene, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere.